E continuiamo a parlare di coronavirus, di Covid-19, dunque queste lunghe giornate trascorse a casa, vedere le proprie libertà diminuire, anche se per ragioni di salute pubblica, tutto questo può portare a dei cambiamenti di umore, difficile mantenere la calma e soprattutto non essere sopraffatti dall'ansia. E allora, per fare in modo appunto che tutto questo non accada, quindi come mantenere la calma, come affrontare l'ansia da coronavirus, lo chiediamo alla dottoressa Nadia Peron, coordinatrice del Centro di Consultazione Psicologica di Lecce della Società Italiana di Psicoterapia Analitica. Salve dottoressa, benvenuta. Salve, buongiorno. Allora, ci dia qualche suggerimento, qualche consiglio per affrontare questo momento, ecco, difficile che stiamo vivendo tutti. Dobbiamo considerare che in questo momento, appunto, forse una delle condizioni prevalenti e principali sulla quale ci dobbiamo in qualche modo soffermare è legato proprio alla paura. La paura in realtà è un'emozione naturale che noi evolutivamente proviamo fin da quando siamo piccoli e che ci consente, proprio attivando un segnale di allarme, di sopravvivere. In situazioni come questa è possibile che la paura si trasformi in ansia, cioè in tutta una situazione spiacevole che anticipa e amplifica le conseguenze degli pericoli. Quindi il primo punto, il primo passo è quello di far ritornare tutte queste situazioni angoscianti, tensive e questa paura pure amplificata in un albero invece normale, naturale, di giusta paura che quindi ci permette di proteggerci dal pericolo, ma non ci fa d'altra parte affossare nella, come dire, nella marasma di pensieri ed emozioni della mente. Questa, diciamo, possibilità di ritornare o di far ritornare la paura nel suo alveo, può essere legata innanzitutto mantenendo, appunto, per quanto possano essere difficili in questo momento, ma mantenendo attive tutte quelle raccomandazioni proprio concrete che ci hanno dato a livello di Ministero, da un lato. Dall'altro, io credo bisogna essere un po' creativi, creativi nel senso di movimentare capacità di analisi, di definire e strutturare in modo diverso le proprie esperienze e conoscenze. Movimentare anche dentro di noi una capacità specifica di adattamento che noi psicologi definiamo resilienza, cioè la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi negativi, che può essere appunto potenziata in ognuno di noi. Concretamente, quello che possiamo mettere in atto, diciamo così, dipende. Uno, dobbiamo in qualche modo limitare tantissimo e, come dire, la sovrapposizione digitale delle notizie. Tutta quella serie, noi siamo continuamente adesso attaccati alla televisione, Certo. attaccati allo smartphone, attaccati a qualsiasi cosa, no? Però sappiamo anche che anche il virtuale è un'arma a doppio taglio. Da un lato ci dà molte informazioni, ma dall'altro può confonderci perché le informazioni possono non essere veritiere, possono essere più allarmistiche. Quindi una delle cose che dobbiamo fare è ridurre questo continuo stare, dovremmo metterci, ecco, un po' a dieta digitale, diciamo così, oppure a dieta da notizie. Fare come si faceva una volta quando non c'erano tutti questi meccanismi, ascoltavamo il telegiornale la mattina, a pranzo e a cena. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto molto importante, nel momento in cui abbiamo la consapevolezza e possiamo mantenere nella mente la consapevolezza che le emozioni le possiamo governare attraverso appunto la nostra mente, possiamo però anche aiutarla, questa consapevolezza, attraverso delle azioni concrete, che sono per esempio un riappropriarci delle abitudini, perché noi stando chiusi a casa abbiamo perso anche i nostri punti di riferimento che erano costituiti appunto dalle nostre routine, dalle nostre abitudini, gesti che a volte non avevano neanche grande valore perché non avevamo la consapevolezza mentre le facevamo o non stavamo a pensarci, però comunque costituivano dei paletti
lungo tutta la nostra giornata. Ecco, queste abitudini dovrebbero essere recuperate anche quando siamo a casa. Cioè non è che perché siamo a casa dovremmo avere quel tipo di vita da malato, da recluso, da chi è in attesa di essere appunto ospedalizzato e quindi sta in pigiama, sta, si alza quando gli pare, mangia quando gli pare. No, penso che sia importante in questo momento che noi manteniamo anche una strutturazione proprio di vita normale e naturale, anche con le cose semplici che sono alzarci allo stesso orario, fare colazione allo stesso orario. Leggere se abbiamo questa abitudine, imparare anche a fare un ballo nel caso in cui, visto che non possiamo neanche tanto muoverci, uscire per fare attività fisica, metterci nell'ottica di apprendere un ballo, metterci nell'ottica di apprendere una nuova lingua, di potenziare le nostre risorse in modo tale, perché abbiamo spesso diciamo così, l'idea che magari o non ne usciremo più. O appunto quando ne usciremo, chissà che cosa succederà. Quindi utilizziamo un po' il tempo a volte più per fare quello che io definisco magari il calimero brutto e nero, cioè vivere l'ingiustizia della situazione, vivere la pesantezza degli aspetti emotivi negativi, e però così mettendo da parte invece tutto il tempo potenziale, cioè la possibilità di movimentare risorse per costruire qualcosa di utile, di buono, di importante che poi ci ritroveremo nel momento in cui questa cosa finirà, perché prima o dopo, insomma, dovremmo poter uscire da questa situazione. Quindi pensare anche al tempo di chiusura in casa come un tempo non sprecato o un tempo da non vivere perché chissà che cosa ci succederà, oppure nella preoccupazione che niente succederà di buono, ma anzi poterlo invece utilizzare per mettere in gioco altre tipologie di potenzialità, che sono quelle che magari poi ci porteranno anche ad avere qualcosa di modificato nel momento in cui riprenderemo. Penso che queste siano prevalentemente le strategie che possiamo mettere in campo in questo momento, quindi quello di cercare appunto di riportare la paura nell'alveo naturale, predisponendoci a seguire i consigli, se li seguiamo tendenzialmente dovremmo tenerci lontano dal contagio e allo stesso tempo però abituarci a nuove routine, a nuove abitudini. A costruire quindi nuovi punti di riferimento che possono esserci comunque di conforto lungo il percorso. Benissimo, la ringraziamo per questi suggerimenti, queste istruzioni dell'uso che ci ha dato. Grazie ancora alla dottoressa Nadia Peron, coordinatrice del Centro di Consultazione Psicologica di Lecce della Società Italiana di Psicoterapia Analitica. Grazie ancora per essere stata con noi e grazie agli amici di Teleradio Padre Pio per averci seguito.